tutti ragazzi, io sono Kendall, il vostro imperatore, e bentornati in un nuovissimo video di Minecraft. Quest'oggi mi trovo all'interno di una mappa chiamata la Torre dell'Inferno. Si tratta di una mappa parkour difficilissima e soprattutto a quanto pare senza checkpoint. Una sfida degna di un imperatore. Ah, ecco perché la Torre dell'Inferno. Si parte proprio dal basso, basso, basso. Mi raccomando, lasciate un mi piace a questo video, anche perché potrebbe diventare una miniserie fin quando non la completiamo. Sembra sinceramente molto interessante e anche abbastanza difficile, perché questi salti io adesso li sto facendo con facilità, ma in realtà bisogna un attimo, ecco appunto, bisogna un attimo concentrarsi. Quindi potrebbe venire fuori una bella, ecco vedi, potrebbe venire fuori una bella miniserie di parkour dove imparate qualcosina dal vostro imperatore. Ok, calma, così, ora evita l'ostacolo, vai così. Oh mamma mia. Ah, devo andare là? Allora, qua è un salto sul posto. Mannaggia. Sono un po' arrugginito col parkour ultimamente perché sto facendo poche mappe. E diciamo che se non ti mantieni in forma, un po' di skill le perdi. Ma questo non è il mio caso, lo sapete. Sono troppo un god. Allora, sto salto lo devo fare per forza facendo un salto sul posto e poi così. Ok. In modo da prendere un pochettino in più di velocità. Mannaggia. Ecco perché si chiama la Torre dell'Inferno. Spererai di finire all'inferno dopo aver fatto un parkour del genere. Dai, non mi fa arrabbiare. Ok, ora, così. Devo andare su quel paletto? Direi di sì. Cioè, raga, già è complicatissimo il primo livello. Io non oso... No! Non oso immaginare quanto sia lunga sta torre e quanto sarà difficile completarla. Allora, ormai questa parte è easy. Si fa così, si fa così. Anzi, forse conviene farlo in corsa. Uno e due. Oh, che cavolo è successo? Mi sono bloccato tipo a mezz'aria. Vabbè. Vai! Ok, ce l'ho fatta. Ora devo fare tutti i salti sul vetro a giro. Si può fare, si può fare, si può fare. Piano pianino. Vai. Ok, dove devo andare? Devo andare lì? Sei pazzo? Sei pazzo? No, non sei pazzo. Sei perfettamente normale. Vai! No, te pareva, te pareva. Ok, abbiate pazienza. Un bel respiro e vai! Ok. Così. Così, piano. Mamma mia, stavo cadendo. Io vorrei fare parkour nella vita reale, ma ho paura di spezzarmi qualche osso. Se fosse come su Minecraft, lo farei. Ma purtroppo non è come su Minecraft. Se cadi nella vita reale, ti fai male. Allora, secondo me devo andare in quello spazietto piccolo. Così, esatto. Ora devo fare sto giro così, yeah. E adesso dobbiamo andare sulle scalette. Dai, aggrappati, grande! Mamma mia, troppo forte. Troppo, troppo, troppo. Ok, ora giro su... Aiuto. No, aspetta. Wow, 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 wow. Devo andare sulla scaletta o devo andare sul vetro? Allora, sicuramente devo prendere la rincorsa e vai! Il god! Mi raccomando, ragazzi, lasciate un mi piace, supportatemi. Perché quale altro pazzo farebbe una cosa del genere? Nessuno. Non ne vale la pena. Io perdo anni di vita ogni volta che faccio un parkour su Minecraft e sclero. Perdo anni di vita. Ok. Ricordatevi che non ci sono i checkpoint. Quindi se sbagli, sbagli. E te devi fare da capo. Per fortuna i primi salti ormai li so fare a memoria. Ma ovviamente è meglio non dire una cretinata del genere, perché sennò poi volete vederli ad occhi chiusi. Ok, dove devo andare? Devo andare qua? Ma non posso mica. Posso? No che non posso. Ok, sì, posso. Non so perché a volte questi salti mi confondono e mi sembrano impossibili. Invece sono possibilissimi. Ok, 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 calmi tutti. Allora, ricordate, no checkpoint. No, no, no. Ero quasi arrivato alla fine del primo livello, del livello nero. Reset mentale. Senza scleri, senza scleri, dai. Basta resettare il respiro. Ho imparato di recente che per fare il doppio salto basta fare anche un saltino sul posto, così. Ecco, questa è una tecnica, raga, che vi giuro, in questi anni non conoscevo. Mi sarebbe stata molto, molto utile. Ok, non serve prendere la rincorsa, basta che salti sul posto e poi risalti. Ok, qua posso? Sì, così. Vai sulla scaletta, grandissimo. Sei proprio un imperatore. Sto salto è un po' complicato perché le scalette ti bloccano. E infatti, ecco. Reset mentale. Rilassato, rilassato, rilassato. Sì, questa è una bella passeggiata al parco. Sono con Cheddar, ci sono gli uccellini che cinguettano, il sole bello caldo fuori. Non c'è motivo di arrabbiarsi, dico bene o dico giusto? Ok, vai, ora salto sul posto e via. E niente, ormai non mi freghi.
parkour di Minecraft, mi dispiace. Conosco tutti i tuoi segreti. Ogni singolo segreto del gioco lo conosco. Ok, si torna su. Come vi dicevo, se cavolo di scalette sono fastidiose, ma niente, perché sono ricaduto. Mannaggia alla miseria. Ce la farò nel primo episodio a superare almeno questo livello, quello nero. Dai. Mi raccomando ragazzi, lasciate un mi piace per la parte 2, perché qua ne abbiamo di strada da fare ancora. La voglia. Vai. Ok, ora vai. Ok, da qua devo fare il giro sui vetrini, vero? Sì, ok, allora qui non sbatto la spalla, perché se mi sposto un pochettino a sinistra poi sbatto la spalla e non riesco a saltare. Quindi prendiamo bene le misure, questo dovrebbe essere perfetto. E voilà, troppo forte. Ora devo andare da quella parte, presumo. No! Reset mentale. Ok, sono di nuovo calmo. Mi raccomando, se non avete ancora comprato il mio libro, compratelo. Per ogni libro che comprate, io miglioro nel parkour di Minecraft. Dai, dai, fatemi diventare ancora più god di così. Ok, ormai sta parte, raga, la so fare proprio veramente ad occhi chiusi. Cioè, easy. Allora, siamo ritornati qua. Io proverei a fare un salto a giro e basta. Ok, ora, di nuovo a giro. Con shift immediato, ottimo. Di nuovo giro, no, no, no! Sono calmo, sono calmo. Non so se resterò calmo però. Cioè contate ragazzi che la mappa è veramente lunga e soprattutto complicata. Senti, intanto cerchiamo di completare questo primo livello. Guarda quanti giri sui paletti mi fa fare. Maledetto. Tu ti diverti, eh? Ti diverti a vedermi arrabbiato. Che devo fare? No, devo fare il giro su quella scala. Sei folle. È follia. Ok, doppio salto. Sono pronto. 3, 2, 1, vai. Aggrappati! Mamma mia. E ora? Qua su non ci posso salire. Ok. E qua non lo posso fare il doppio salto, però come faccio? Ci proviamo, eh? Vado di rincorsa. Ok. Ora, piano, senza cadere, che siamo già a buon punto. Stiamo per finire. Stavo cadendo. Ok. Stiamo per finire il primo livello. Qua non ci posso salire, vero? No, 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 è troppo in alto. Se ci provo cado, quindi doppio salto e andiamo lassù. Così. Oh, molto meglio. E ci aggrappiamo e voilà! Livello nero completato. Il primo piano della Torre dei Demoni è stato espugnato. Ok, adesso siamo al secondo piano. Vediamo di arrivare almeno fino a quello. Dai, due livelli ce la posso fare. Se capissi da dove... Ok, si parte da qua, bene. Oh, iniziano i salti a giro, eh? Simpaticissimo questo salto. Simpatico sto salto, questo paletto in mezzo alle scatole. No! Come si fa sto salto, raga? Non ho mai fatto un salto del genere. Ok, ce l'ho fatta. Meno male, meno male. Ora devo salire su sto paletto che è minuscolo e non si vede perché è tutto grigio su grigio. Ok, ora da qua devo fare un salto a giro. Bene. Oh, se non altro ho dimostrato ampiamente a tutti voi di essere bravo nel parkour. Cioè, sti salti non sono semplici, ve lo posso garantire. Ci vuole una pazienza e una precisione che... non ve lo so nemmeno spiegare. Vai, così. Risali qua su. Vai di nuovo qua. Ora, salto a giro. Così, bravissimo. Di nuovo, salto a giro. Fermati, grande. E ora? Dove devo andare? Devo andare giù? No, ho sbagliato. Sì, comunque devo andare qua. Riproviamoci. Ok, da qua devo andare là? Sì. Poi lì. Quindi salto sul posto e doppio salto, grande. Salto e doppio salto. Boh, sta meccanica, raga, mi sta salvando la vita. Oh, ah, qua non posso perché c'ho un blocco sulla testa. Quindi devo fare per forza... no? Ok, così, piano piano. Davanti a me. Fermati, no! Rifacciamo da capo, perché non ci sono i checkpoint. E se dovessi cadere giù, mi arrabbio. Ok, da qua fai il doppio salto così. Ora devo andare lì, quindi di nuovo doppio salto a giro. Naggia! Ok, devo salire qua, devo salire qua. Va bene, va bene, va bene. Stampato nella mente. Ce la faccio, so farlo. No es problemas. Però non so se devo farlo col doppio salto. No, no, sbatto. Non lo posso fare col doppio salto. Sbatto sul vetro. Mannaggia, quanto è complicato. Raga, 10.000 mi piace. E è veramente il minimo. Per completare la mappa, 10.000 mi piace. Sto registrando da 20 minuti, ho fatto il livello 1 ancora. Non mi era mai capitato in una mappa parkour di essere così lento. Allora, da qua devo fare così. Poi così. Certo che è grigio su grigio, ma... no! Certo che è grigio su grigio, sei proprio un maledetto. E ora? Devo andare là? Ok, quindi salto sul posto. E sbaglio. Piano. Piano. Ok, adesso devo andare qua. Dovrebbe essere easy. Ora su quel paletto minuscolo e grigio, che ovviamente riesco a prendere senza problemi perché sono un ninja addestrato. E quello là adesso lo sbaglio sicuro. Pronti? Vai!
E infatti, te pareva? Era troppo lontano, era troppo lontano. Bisogna farla in sprint. Devo farla tutta in velocità, quella parte. Ammazza, sembra che c'ho i piedi incollati comunque, da quanto sto riuscendo a farlo bene sto parkour, ecco. Ogni volta che mi vanto, ricordatevi ragazzi, che poi sbaglio. Mai vantarsi nei parkour, perché se no, sbagli. Il gioco lo capisce e ti punisce. Allora, in teoria, devo fare bom bom di fila. Quindi deve essere proprio un salto in corsa. Speriamo bene, vai! Ce l'ho fatta, ok. Ora, di nuovo, così. No, raga, se cado da qua muoio. Aiuto, aspetta, ho bisogno di rincorsa. Quindi facciamo direttamente una bella sprintata. Sì, grande, 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 grande. Ok, ora, calma. E vai! Ok, maledette scale, maledetta primavera. Ok, ok, ok. Da qua, no, 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 no. Dove devo andare? Non è possibile che devo andare su quelle scale, non ce la farò mai. Ci deve essere qualcos'altro, non è possibile. Ci provo, ma... Ok, sì, ce la faccio. Meno male che sono un god. Meno male che c'ho l'ultra istinto. Ok, salto sul posto e vai! Piano. Ok, 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 easy. Se cado qua è la fine. No, 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 perché mi hai messo questo qui? No, bro, ti prego. No, 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 come faccio? Sono a tanto così dalla fine. Ma questo è un salto molto difficile. Non cadere, non cadere. Se cado finisce il video, se cado finisce il video. Non cadere! Ok, d'ora in poi ogni salto potrebbe... Ogni salto potrebbe essere la fine per me. Ok, allora. No, aspettate, mi sono perso. Che senso c'ha andare lì? Però sopra non ho nient'altro. No, vabbè. C'è una slab. Ti prego, dimmi che è la strada giusta. Ok, sì, era la strada giusta. Bene, bene, bene. Ora, così. Mannaggia, sono caduto. Non fa niente, non fa niente. Ci possiamo riprovare. L'importante è non cadere nel vuoto nero. Oh, ce la faccio a fare sto salto, ti prego? Please. Niente, impossibile, è scivolosa sta trapdoor. Perché non ce la faccio? No. Ne ho fatti mille fino ad ora. Ok, bene. Salto sul posto e vai. Così. Vai sulla scaletta. Ora si va sulla scaletta di destra. Ora su quella di sinistra. Mannaggia, l'importante è non cadere. Qua sotto poi si ricomincia tutto da capo senza checkpoint. E noi non vogliamo questo. Certo che no. Salto sul posto, vai. Ma scusa, da qua non posso arrivare direttamente lì? No, vero? No, ok, non ci posso arrivare. Allora, sto salto non è complicato di più. Però forse lo devo fare da lì, sai? Vediamo un po'. Da qui può essere che venga meglio? Ah, no, da qui devo andare sulla... Ah, ok. Boom, boom. Non sbagliare. Questo blocco a quanto pare mi dà jump boost. Vai! Ok. Jump boost infinito. A meno che dovessi sbagliare. Quindi se sbaglio il salto lo perdo. E se poi lo perdo, che succede? Allora, non posso arrivare sulle scalette, come vedete, perché non mi ci posso aggrappare. Quindi devo andare sul vetro che c'è qua. Vai! Ok, c'ho ancora jump boost, ottimo. Se sbaglio lo perdo, ricordiamocelo. Non sbagliare. Che se no torni indietro. Mannaggia. Ok, piano. Ora vai di lato e sali sulla scala. E ora fai così. Mannaggia. No, ragazzi, vi giuro che è molto più complicato di quel che sembri. Vai. No. Allora. Da qua non ci posso arrivare. Devo per forza farlo a giro. Ma non ci arrivo. È difficilissimo. Forse così, da più lontano. No. Cioè, è proprio... è proprio un salto rognoso. È complicato. Ma non è che c'è un altro modo? Mi sta venendo un po' il dubbio. Forse devo mettermi proprio attaccatissimo e fare così. No. Cioè, ok che c'ho jump boost, ma... come cavolo si fa? Fosse facile. È il più complicato fino ad ora. Non ci arrivo. Si blocca prima il personaggio. O che lo devo fare tipo con la rincorsa? Forse sì. Forse con la rincorsa sì. Ok, allora cerchiamo di capire quanto posso correre. Se corro oltre cado. Quindi mi devo fermare un po' prima e vai! Mannaggia! Boh, secondo me è impossibile. Ok, allora, sul vetro non ci si può arrivare. Proviamo così. Appena... No, no, non... Raga, mi dispiace, ma questa parte... devo cittarla. Oh. Non ci sto riuscendo in nessun modo. A parte che poi una volta arrivato qua, dove devo andare? No, non mi dire che mi fa fare un altro salto a giro da quella parte. Cioè, in teoria io dovevo arrivare qua per poi fare così, salire sul vetro e poi fare... Ok, questo è fattibile. Meno male, meno male, meno male. Ora, da qua io c'ho ancora jump boost. Quindi posso salire sul vetro. Posso salire anche lì.
Sì, ok. Vai. Grande. Vabbè, raga, piccola cittadina, ma vi giuro che non ce la facevo. Ora c'ho speed e jump boost. Sarà difficilissimo. Ok, devo cercare di controllare bene il salto. No! Cioè, mi stai dicendo che io devo... Ah, devo rifare da capo. E certo, non ci sono i checkpoint. Ho capito. Sì, sì, certo. Bene ragazzi, aumentiamo i mi piace. Se volete vedere una parte 2 di questa torre dell'inferno, dovete lasciare 20.000 mi piace, perché non ho intenzione di finirla. È una tortura. E io spero che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, mi raccomando, commentino, iscriviti, mi piace e compri il libro. Dal vostro imperatore è tutto e noi ci vediamo domani con un prossimo video. Ciao!